Siamo oggi in un luogo abbastanza familiare, cioè siamo di fronte all'abbazia di Santo Spirito a Morrone. Perché? Perché oggi siamo qua? Perché oggi parte la quinta tappa del nostro cammino grande di Celestino. Oggi parte la quinta tappa, che toccherà appunto come punto di partenza Badia di Sulmona, quindi qui presso l'abbazia di Santo Spirito a Morrone, e arriveremo a Pacentro. Abbiamo indossato le maglie ufficiali del cammino, eccole. Come potete vedere, eccole bellissime qua. Sono veramente belle, soprattutto un attimo dietro. Vediamo, ecco, c'è tutto il percorso, tutto che il percorso del cammino. Faremo da qui fino alla fine del percorso. Esatto. È molto interessante come tappa, perché come primo elemento, diciamo, di attrazione, andremo a visitare appunto l'eremo di Santo Onofre a Morrone. Quindi la prima cosa che faremo sarà quella di salire su, visiteremo l'eremo e dopo riscenderemo e continueremo verso Pacentro. Sì, poi arriveremo al santuario di Ercole Curino, proseguiremo verso la frazione delle Marane, quindi percorreremo il percorso prestabilito e poi da lì saliremo per dei coltivi verso Pacentro. Bello, bello, si vede questo... pure la giornata, sì, col tempo. Sì, sì, bella giornata. Da questo punto parte, ci troviamo qui di fronte a questo tabellone, perché da questo punto parte anche il Sentiero dello Spirito, che è uno dei tematismi del Parco Nazionale della Maiella e che è un percorso che si svolge quasi totalmente su ambiente montano, comunque in parte anche ambiente di bassa montagna, contrassegnato dalla lettera S. Quindi ovviamente da qui parte anche la quinta tappa del Cammino Grande di Celestino, come abbiamo appena detto, ed è anche il punto di partenza del Cammino di Celestino, quello classico, quindi diciamo che è un punto di attrazione molto importante. Io direi che è arrivato il momento di mettersi in cammino e di cominciare questa quinta tappa. Bene, andiamo. Quindi come sempre ci vediamo lungo il percorso. Dalla piccola chiesetta di Santa Maria della Pace parte poi questo sentierino subito sulla destra, non potete sbagliarvi perché ci sono le indicazioni, che porterà prima ad un piazzale che è stato ristrutturato di recente e poi da lì saliremo sull'eremo di Santo Onofrio, prima tappa della giornata. Eccoci sbucati sulla strada che poi ci porterà fin sul piazzale, dal quale poi parte il sentiero che sale fino all'eremo di Santo Onofrio al Morrone.
Oh, eccoci qua, siamo arrivati quindi all'eremo di Celestino V, o chiamato anche eremo di Sant'Onofre a Morrone. Questo è un eremo abbastanza importante per la vallata, perché ecco, è un punto di riferimento, noi, soprattutto per noi, noi da sotto, da quando siamo a valle, lo guardiamo sempre, punto fisso sulla montagna. È un eremo che è stato costruito all'incirca la metà del XIII secolo. È stato il luogo in cui Carlo II d'Angiò salì per annunciare a Pietro da Morrone l'elezione a Papa e quindi di conseguenza condurlo all'Aquila, nella Basilica di Collemaggio, dove veniva incoronato Papa. E quindi una volta saliti lungo il sentiero che abbiamo appena affrontato noi, si giunge appunto a questo, all'ingresso, diciamo, dell'eremo, che è costituito da questo piccolo porticato che poi ci porta ad un piazzale antistante la chiesa. E una volta visitata tutta la chiesa, qui giù che c'è la grotta dedicata a Celestino V. Intanto adesso andiamo a visitarla, vi facciamo vedere com'è fatta. Si scende di qua verso la grotta che abbiamo detto prima, molto suggestiva, che si trova proprio subito sotto la chiesa. Ricordiamo, sempre accessibile questa grotta, a differenza dell'eremo, come avete potuto vedere, che abbiamo trovato chiuso e che apre in determinati giorni. Sì. Ecco la grotta. Bene, ripartiamo in discesa lungo il nostro cammino e lasciamo l'eremo di Sant'Onofre al Morrone e adesso il percorso prevede che dobbiamo riscendere giù al piazzale dove avevamo preso il sentiero in salita, però per poi proseguire verso sinistra e raggiungere il santuario subito sottostante di Ercole Curino. Un'altra curiosità legata all'eremo di Celestino V sta nel fatto che questo eremo è stato notevolmente danneggiato durante la Seconda Guerra Mondiale e poi, altra piccola curiosità per chi fosse interessato, è possibile notare durante il periodo delle festività natalizie e quelle pasquali rispettivamente, è abbastanza visibile appunto, un albero di Natale stilizzato fatto con delle lucette, così come durante il periodo pasquale è possibile notare una grande croce sempre fatta con delle luci che si ammira molto bene da giù. Adesso proseguiamo la nostra discesa e poi raggiungeremo il santuario di Ercole Curino. Eccoci arrivati al piazzale subito sotto l'eremo di Celestino V, che tra l'altro è stato ristrutturato di recente. Abbiamo fatto dei bellissimi lavori. Guardate che meraviglia, facciamo una 360 veloce. Raggiungibile solo a piedi. E da questo lato invece si imbocca il sentiero che porta giù al santuario di Ercole Curino. Qua la segnaletica. È un pannello informativo. E noi proseguiremo da questo lato. Ed eccoci arrivati sotto questo bellissimo sole agli scavi del santuario di Ercole Curino, un dio molto caro ai mercanti, ai pastori e ai soldati, e infatti l'impianto che potete vedere a terrazzamenti è di origine ellenistica, perché questo tempio
ha origini risalenti attorno al IV secolo avanti Cristo, quindi più o meno il 300 avanti Cristo. In questo sito, quindi degli scavi del santuario di Ercole Curino, c'è un'ipotesi che non del tutto confermata, ma che comunque c'è, e che ipotizza appunto che vi sia stata anche la villa di Ovidio, il poeta latino nato a Sulmona e famoso per gli Amores, quindi per la sua raccolta di poesie intitolata Gli Amores. Quindi anche qui bellissima vista, guardate, una veloce panoramica sulla Valle Peligna sottostante, e qui appunto le rovine del santuario. Lasciamo il santuario di Ercole Curino e adesso imbocchiamo il sentiero R8. Ecco qua, di fronte a noi abbiamo proprio il segnalino. Eccoci qua. Che prenderemo appunto fino ad incrociare il sentiero R6 e poi proseguendo fino verso la frazione di Marane di Sulmona, e da lì poi saliremo verso il bellissimo paesino di Pacentro. Eccoci qui, appena usciti dal sentiero. Adesso imboccheremo questo tratto asfaltato, proseguiamo per così dire a mezza costa fino a raggiungere la frazione delle Marane di Sulmona. Guardate che sentiero selvaggio, proprio a due passi dalla strada, ma comunque veramente bello perché percorre tutta la parte bassa di questo lato del Morrone, l'abbiamo subito a sinistra, ma è veramente suggestivo e inaspettato, devo dire. Stiamo entrando nella frazione di Marane di Sulmona. Abbandoniamo definitivamente il sentiero R8, ci ha portato fino a questo punto. E adesso proseguiamo su un tratto di asfalto fino ad incrociare il restante tragitto del Cammino Grande di Celestino, che ci porta fino a Pacentro. Ecco qua le indicazioni. Proseguiamo in questa direzione. Torniamo sul sentiero, eccolo qua. Quindi lasciamo per un attimo l'asfalto che ci porterà fino verso
fa centro. Ed eccoci ufficialmente entrati a Facentro, che è il punto di termine di questa quinta tappa del Cammino Grande di Celestino. Abbiamo una rinfrescatina veloce qua, che fa abbastanza caldo, nonostante siamo quasi a metà aprile, però comunque il caldo si fa sentire. E adesso raggiungeremo il centro per concludere questa tappa. Eccoci quindi arrivati a Facentro, uno dei borghi più belli d'Italia e famoso anche per la corsa degli zingari che si svolge qui la prima domenica di settembre. Sì, adesso facciamo un giretto per... Aspetta un po' il caldo, sì. Il cammino. Buongiorno. Cerchiamo un punto per rinfrescarci un po', però... Per mangiare qualcosina. Esatto. Ci è venuta una certa famina. E quindi qui si conclude la nostra quinta tappa del Cammino Grande di Celestino, una tappa di circa 12 km più o meno, e che comunque, come avete potuto vedere, ci ha portato ad attraversare ambienti sempre diversi tra di loro. Noi vi diamo appuntamento alla prossima tappa e continuate a seguirci. Seguiteci, mi raccomando, condividete, mettete mi piace, guardate i video, guardate anche i video delle precedenti tappe. Tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.